quest'anno il G20, il club dei paesi più potenti, sviluppati, ricchi, industriali del mondo, si riunirà in Italia. Sono già previsti una trentina di eventi, manifestazioni in tutti i campi, dalla finanza alla salute, dal lavoro al debito, dei paesi detti indebitati. È un avvenimento molto importante, perché malgrado il G20 non rappresenti effettivamente un organo di governo del mondo, beh, i paesi che si riuniscono sono quelli che hanno la più grande forza di determinare lo sviluppo del divenire attuale nel mondo. Certo, non bisogna aspettarsi molto, perché il G20 in tutti gli anni che ha lavorato non ha mai prodotto niente di buono, salvo rinforzare e rafforzare le cause che provocano i grandi problemi del mondo, che siano l'aumento delle disuguaglianze, che sia la crisi, il disastro ambientale, che siano le crisi finanziarie ed economiche, che siano le guerre, che siano il razzismo, eccetera. Il G20 non ha mai risolto granché. E probabilmente anche quest'anno non risolverà grandi cose, ma in particolare hanno deciso di lavorare sui problemi della salute, cioè dire fanno un vertice mondiale sulla salute. È interessante essere lì, perché il G20 non potrà far altro che ripetere il dominio della logica dei mercati, il dominio degli interessi finanziari e in particolare il dominio del diritto privato sulla proprietà intellettuale, quindi sui brevetti, come elementi di governo e della risposta da dare alla lotta contro la pandemia da Covid-19. Cioè dire, mantengono e manterranno gli strumenti su cui si fonda il loro potere, i brevetti sul vivente, sui medicinali, i brevetti, cioè dire il diritto di proprietà privata sui medicinali e sui vaccini, resta un pilastro fondamentale di quello su cui si fonderanno le discussioni, i dibattiti e le eventuali proposte di G20 al vertice mondiale della salute. In questo contesto dobbiamo quindi ammettere che il problema maggiore oggi è che non c'è nessuna organizzazione, nessun soggetto politico organizzato a livello mondiale dei cittadini che possa scegliere delle azioni prioritarie per giustamente difendere e promuovere gli interessi alla vita di tutti gli abitanti della Terra. E questa assenza della politica mondiale, è questa assenza dell'organizzazione dello Stato a livello planetario che oggi è uno degli ostacoli più fondamentali e più forti per risolvere i problemi che i dominanti hanno creato. E di fronte a questa assenza, allora, i cittadini cosa devono fare? Non possono mica restare lì passivi a casa e aspettare che si confermi che il G20 non avrà prodotto niente. I movimenti associativi effettivamente si stanno mobilitando ed è molto importante che questa mobilitazione sia fatta da tanti, tanti movimenti associativi. Non abbiamo bisogno di un movimento associativo che organizzi tutto. La pluralità delle modalità di difesa del diritto della vita, difesa dei diritti universali e della promozione della responsabilità collettiva, devono essere molti questi canali. Noi come Agora degli Abitanti della Terra, o come Transform IT, Transform Europa, o come Laudato Si, eccetera, sono organismi che tentiamo di avanzare tutta una serie di analisi e di proposte, in particolare nel campo della salute. Nel campo della salute non si può accettare che le leggi del mercato, che le leggi della finanza, che le leggi dei brevetti privati a scopo di lucro possa governare il divenire della salute del mondo. È uno scandalo. Ecco che i movimenti associativi devono a questo fine
andare un pochino al di là della ricerca della propria presenza, della propria identità, della propria etichetta, che dirà noi abbiamo fatto questa manifestazione. Dobbiamo convergere, non solo convergere, ma agire insieme, ai vari livelli, a livello locale come a livello nazionale, a livello europeo per esempio ora con l'iniziativa cittadina europea sul diritto alla salute, e a livello mondiale. Io credo che il tempo di cambiare rotta è fondamentale. Non si può accettare, bisogna rivoltarci, non alla Trump o ai conquistatori invasori del Capitolo negli Stati Uniti, ma rivoltarci per costruire altre strade, per vedere, volere, desiderare un altro mondo effettivamente fatto di giustizia, fatto di pace, fatto di rispetto agli altri, senza nazionalismi, senza razzismi, senza classismi, senza rigetto della differenza degli altri. Dobbiamo mobilitarci contro la prepotenza dei potenti, in favore dell'amicizia e della vita comune e della responsabilità collettiva per il futuro dell'umanità.